Si può correre una maratona come lungo in preparazione di una gara più importante? La risposta è ovviamente sì. Qualche giorno fa ho mandato a Cosimo la tabella della settimana che prevedeva una corsa un po' più lunga del solito e sono rimasto sorpreso del fatto che lui abbia preso la palla al balzo. Purtroppo non c'erano gare nei paraggi di Taranto, ma forse una c'era e come al solito partiamo dall'inizio. Ebbene sì, ragazzi, non ci crederete mai, ma sono le 4. E sono appena partito per andare a Pescara, maratona di Pescara. Facciamo questa bellissima avventura. Dovrei arrivare verso le 8 e poi alle 9 inizia la maratona. Mangio e poi torno. Cosa si fa per correre una maratona, eh? L'impostazione della maratona di Pescara era questa: partendo senza nessun riscaldamento i primi 10-15 km fatti in maniera molto lenta e poi soprattutto andare in progressione. Sono appena arrivato alla stazione, anzi ho parcheggiato alla stazione di Pescara, visto che la partenza si trova proprio neanche un chilometro, proprio vicino, quindi consiglio, parcheggiate alla stazione di Pescara e adesso ci avviamo, vediamo un po'. Sono in tempo per la prima volta, ho un'ora di tempo, posso andare a mangiare. Cosimo poi mi ha chiamato per chiedere se poteva mangiare un'ora prima della gara e ovviamente non serve, soprattutto sapendo che i primi 10 km dovessero corsi a 6 al chilometro, quindi in zona 1 o 2, e comunque ve lo assicuro perché ho esperienza, il glucosio nel sangue tende a aumentare con l'esercizio, almeno all'inizio. Allora, la partenza l'abbiamo fatta! Però no, cioè non l'avevamo fatto partire! Come al solito, chip e chop! Sono qui! E soprattutto Cosimo ha portato il sole! A Pescara! Dopo tre giorni! Di maltempo! Di maltempo! Il sole! Eccomi qua! Siamo al quinto chilometro! Quindi già! E qualche metro! Allora, qui abbiamo l'esperta della maratona di Pescara. Allora, questa maratona si chiama? La maratona d'Annunziana con l'apostrofo. Ok. Ed è così denominata perché in onore di Gabriele D'Annunzio, che come ben sappiamo nacque a Pescara. Ok, perfetto ragazzi. Bisogna anche sapere dove si corre. Questo è il viale di Francavilla, lungomare di Francavilla, ed è il lato sud del lungomare, appunto della costa adriatica. Si va verso giù, ma noi tra un po' giriamo e torniamo verso Pescara, verso nord. Uno dei consigli che gli ho dato per gara era quello che comunque è sempre meglio correre assieme a qualcuno per poter gestire al meglio il ritmo gara. Siamo al 10° chilometro. È il secondo passaggio al ponte del mare. Del mare. Adesso ve lo faccio vedere, piccola salitina, insomma, non tanto piccolina, da gambe. Allora, questo qua è il ponte. Che collega la parte nord con la sud e passo sopra il fiume Pescara. Stiamo andando abbastanza tranquilli, passo 5,50, 5,55. Completo, relax. Vale, relax. Al 17° chilometro poi la tattica di gara è cambiata da progressione a regressione. Ci troviamo al 17° chilometro e visto che ci sentivamo soli abbiamo preso un pezzettino che ce l'abbiamo qua. Che corre insieme a noi, sì. E il pezzettone dietro, il papà
Che ci segue con la bicicletta. Stanno scambiando Cosimo per il padre. Tutti quanti. Sì, sono tra... Ciao. Grazie. La parte del papà. Grazie. Grazie, grazie. Quindi per adesso tutto bene, ci stiamo divertendo, siamo sul lungomare di Pescara. Pescara Nord. Pescara Nord. Veramente bella, ragazzi. È assolutamente da, da provare questa maratona. Tempo fantastico, ci sta accompagnando veramente questa fantastica giornata. Chi potevamo non incontrare una maratona? Cioè, lascia stare Pescara. Sta facendo una maratona, ieri cosa ha fatto? Ieri ha fatto? Ieri che ho fatto? Ho fatto domenica. Ieri che ho fatto? 8 ore. 8 ore sulla sabbia. E oggi? Oggi dobbiamo chiudere anche questa. Oggi? Questo amichetto si fa 42 km. A 321. 321. Cioè, ragazzi, 321 maratone. Grazie, va bene. Facciamo passare. Con Cosimo poi mi ero raccomandato di correre gli ultimi 10 km a ritmo gara, quello che farà alla Maratona di Valencia, e ho chiesto: Cosimo, per favore, corri, corri forte. Siamo al 32esimo chilometro. Ormai ne mancano 10. Ultimo giro, vai. Ci siamo. Adesso è tutto in discesa. Eccola, grazie. Ultimo ristoro, qui si festeggia. Vai, 40esimo. Allora, ragazzi, questa avventura completamente in sound body è giunta al termine. Adesso giriamo l'angolo. Io ringrazio il mio compagno di team perché è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo chiacchierato dall'inizio, incitato, sorriso, e quindi grazie. Questo è il nostro personal best. Grazie per le emozioni. Eccoci. Wow, arrivano con il sorriso Virginia. Questa avventura l'abbiamo portata a termine. Grazie di tutto. Ed ora sto sicuramente pensando, perché comunque un allenamento di questo tipo, corso molto lentamente, si recupera in una settimana, soprattutto se riuscite a fare un massaggio muscolare con magari il Compex oppure da un massaggiatore, sto pensando cosa fargli fare, ma nei prossimi giorni lo sapremo. Voi nel frattempo, Stay Strong, Keep Running, ci vediamo alla prossima. A Cosimo è entrato in mente il new personal best e quindi ha corso piano. E questa giornata volge al termine, così come iniziata al buio. Partenza questa mattina alle 3 per arrivare a Pescara, quindi andate e ritorno circa 800 km. Perché cosa? Per correre una maratona con gli amici. Ne è valsa la pena? Sì, lo rifarei mille volte. Questo qua è il mio personal best, è fatto di emozioni.